Buongiorno a tutti, siamo qui stamattina nella sede del Comune di Sant'Agnello per presentare un evento importantissimo, un evento che darà sicuramente un grosso risalto alla nostra Sant'Agnello, che si terrà a agosto, Corti sul Mare. E di questo io voglio ringraziare soprattutto l'ideatore, chi ha voluto far sì che questo evento si tenesse a Sant'Agnello, il caro Ovidio Bartucci. Grazie a lei, Sindaco. Sicuramente verranno presentati durante questo evento una serie di corti sul mare, una serie di corti di film fatti da attori molto importanti e soprattutto che daranno risalto alla nostra Sant'Agnello, oltre che mostreranno le bellezze del nostro territorio. Il nostro territorio è da sempre un territorio amato da turisti, da stranieri e come durante il periodo fine 800 era il famoso la zona della Grand Tour, dove poeti e artisti venivano per il viaggio dell'anima. Quindi, Ovidio, anche tu stamattina e soprattutto agosto farai il viaggio dell'anima fra le nostre bellezze naturali, paesaggistiche. Fra Sant'Agnello e la penisola hanno tantissime caratteristiche positive. Quindi, tu l'hai capito e sei venuto bene per il viaggio dell'anima. Bravo, grazie al sindaco. E prima di tutto mi lega questa meravigliosa amicizia, stima nei suoi riguardi, in tutto quello che è lo staff tuo di consiglieri. Devo dire che insomma è una bomboniera Sant'Agnello, lo sa benissimo, e poi è stata un'operazione bella mia di respiro perché Sant'Agnello con la collocazione della marinella di proiezione ad agosto 2019, a strapiombo sul mare, quindi con questa proiezione ellissoidale di notte, in cui c'è solo il mare protagonista e la pellicola, la proiezione di questi film, trova la gente un respiro meraviglioso e avvolgente. Io sono contento perché ho lavorato tanto per portare già nella conferenza stampa di presentazione oggi, si sono già iscritti 7 film di caratura nazionale e internazionale. Ringrazio i colleghi e i registi che hanno mandato i film già per oggi qui acquisiti e tra qui ed agosto arriveranno altri corti importanti. La regola è che arriveranno solo 12 corti finalisti e in concorso straordinario 2 lunghi metraggi che saranno proiettati alla Marinella. Io vorrei segnalare intanto un ringraziamento che va a Gioia l'Angelo del Ghiaccio, patrocinato dalla presidenza del CONI Malagò, su 2 pattinatrici. Un grazie lo faccio a Francesca Rittondini con Cioccolatino, questo film meraviglioso, creazione italiana Parkinson. In Vino Veritas, incredibile film sulla storia di un crociere con velleità cinematografiche e poi viene riportato al cinema in fase reale da un produttore noto italiano. Il Predatore, la violenza sulle donne, uno sciacallo che violenta più volte le donne, quindi con la tutela dell'ambito dell'Associazione Italiana Avvocati con diritto di tutela femminile, Le tue mani, una canzone, un corto proprio sullo stalking fatto in Regione Campania da parte di una cantante importante, Francesca D'Achille, Bolle Freneriche, un film, un thriller sul mare patrocinato dall'autorità di Stato, e quindi poi Il Miracolo di San Vito, un film creato sulla tradizione di quello che è stato da parte nostra e del nostro popolo ad emigrare e a creare delle isole felici. È incredibile che poi gli italiani che ne parlano più volte male, sì, in realtà, quando vanno in posti inesplorati, come l'altra parte del mondo, hanno creato una specie di company e hanno costruito sale, praticamente strade, acquedotti, portata la cultura italiana in quel posto. E quindi il film è la storia di questo. Durano 32 minuti il massimo della presenza, e quindi poi la soddisfazione è quella che sentiremo poi da parte del pubblico. Sicuramente sarà un evento che caratterizzerà la nostra estate, l'estate della penisola sorrentina, e quindi noi non facciamo altro che aspettare agosto. Avremo questi 12 corti in programmazione, li potremo vedere. La terrazza della Marinella sarà uno spettacolo incantevole. Ti ringrazio veramente perché hai trovato questa bellissima occasione. Un grazie a voi, un grazie lo faccio anche alla nostra modella ufficiale di oggi, un grazie a lei per essere presente con noi. Io ringrazio il comune, il sindaco e tutto lo staff che ha lavorato. Ringraziamo Intanto anche i gli assessori consiglieri, gli e assessori. consiglieri che si sono dati da fare per supportarti in questi giorni per vedere anche logisticamente come svolgere al meglio tutto. Quello che possiamo dire, sindaco,
Adesso ragazzi, buona visione, perché su questo highlights di conferenza stampa ci vediamo una pillola dei film che sono già arrivati. Arrivederci a tutti. Grazie.